facciamo un po' di chiarezza, perché ieri c'è stato un incontro, c'è stato un vertice, è stato scritto tra le varie anime della società. Diciamo che sono le varie anime della società che già esisteva a Giulianova. Ho concluso questo incontro con loro dicendo di fare un po' di chiarezza fra i soci e la gestione precedente, in modo che al momento in cui c'è un po' più di tranquillità, di serenità e che si faccia un po' di chiarezza, io possa lavorare con tranquillità. Ecco, in questo momento c'è Franco Feliziani che è l'effettivo titolare delle quote del Città di Giulianova, no? Sì. Così facciamo sì. Un po' di chiarezza. Cioè, sì. Praticamente bisogna, tra virgolette, ristorare Feliziani? Io direi che oggi c'è la necessità che gli accordi che erano stati presi da parte mia nei confronti dell'avvocato D'Antonio siano rispettati, cioè questo passaggio delle quote che deve avvenire nel più breve tempo possibile in modo che io possa proseguire questa stagione e il futuro a Giulianova. Oggi i risultati non ci sono, cercheremo di fare il meglio possibile fino a fine stagione e se dovesse essere l'eccellenza ricostruire una squadra forte per vincere il campionato e tornare subito in Serie D. Però è necessario che tra i giuliesi, tra queste diverse compagini, si facciano un po' di chiarezza in modo che mi diano la possibilità di avere un ambiente buono per poter far calcio. Perfetto, prioritaria quindi la situazione societaria. L'ultimissima, telegrafica. Prego. È vero che i debiti ammontano, Seroiocco, a circa 500.000 euro? No, molto meno. Molto meno. Anche perché si erano calcolate le vertenze. No, no, io mi riferivo ai debiti con l'erario. Da quello che a me risulta è che mi hanno dato gli ultimi dati prima che prendessi questa decisione, l'impegno loro al passaggio delle quote del ramo d'azienda era un importo inferiore.